Ora si registrerà la conferenza. Ok, presente, sì, stavo facendo partire la Sì, registrazione. perfetto. Il sindaco presente, È la sindaca presente? Guerci, Presente. Padovani, Presente. Belloni, Presente. Scotti, Presente. Manenti assente, Gargantini, Presente. Rotta, Presente. Neri, Presente. De Vitali, Presente. Mantri, Presente. Goi. Presente. Quindi 12 presenti, uno assente ed è la consigliera Manenti. Ok, quando vuole. Bene, allora direi che possiamo iniziare con l'approvazione dei verbali della seduta del 25 novembre. I verbali sono la numero 35, che la numero 35 è questo verbale. E le deliberazioni del Consiglio erano la numero 23, comunicazione del Sindaco, la numero 24, approvazione dei verbali della seduta del 2 novembre, l'approvazione dei verbali numero 24, cioè due volte. Numero 25, l'approvazione della variazione numero 4 al bilancio di previsione del triennio 2020-2022. La numero 26, l'approvazione del documento unico di programmazione semplificato, il DUPS, per il 21-23. La numero 27, approvazione del piano degli interventi comunali per l'attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2021. La numero 28, l'interpellanza presentata in data 17 novembre dal gruppo Insieme per Cambiare, oggetto sicurezza della via Orobona, del cavalcavia sulla Temme e delle zone limitrofe. Queste sono le delibere che abbiamo approvato il 25-11. Quindi, favorevoli? 1, 2, Io ho 3, astenuto perché ero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Sì, astenuti? Io perché ero assente. Paolo Gargantini perché è assente. Allora c'è Gargantini. Un astenuto. Ne manca uno? ne manca uno. Permanenti. Ne manca uno. No, ma sono in 13. Potreste sì, rialzare le voci, le mani per i favorevoli, per favore, che magari c'era qualcuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora rettifico, 11 favorevoli. Magari era abbassata quando conteggiavo. Astenuti solo uno, Gargantini. Bene. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano economico-finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443-2019 e riguarda la delibera che rimette in linea i costi del servizio di smaltimento rifiuti. Ora c'è con noi la responsabile del settore tributi, la dottoressa Viviana Cerea, e le chiederei di illustrare perché è stato fatto questo lavoro di comparazione che è stato chiesto dagli organi superiori e quali sono state le conclusioni per Bellinzago. Buonasera a tutti. Allora, con questa delibera di consiglio diciamo che andiamo ad approvare qual è il nuovo piano economico-finanziario del 2020.
Diciamo che le tariffe del 2020 sono state già approvate da questo Consiglio nella seduta del 29 settembre. In questo caso si recepiscono, diciamo, le nuove metodologie imposte dall'ARERA, che è questa autorità praticamente di regolarizzazione dell'energia e delle reti ambienti, che è stata, diciamo così, individuata, delegata dal governo centrale per omogenizzare i costi per quanto riguarda i metodi di calcolo delle tariffe sui rifiuti per i comuni a livello, diciamo, nazionale. Okay? In questo caso, diciamo che il nuovo piano economico finanziario è composto, oltre che dalla parte economica, anche da un nuovo valore, che è proprio l'MTR, che è la modalità tariffaria dei rifiuti. Okay? Per cui, rispetto agli altri anni, il nuovo piano economico finanziario, che veniva approvato, diciamo così, predisposto dall'ente e approvato in consiglio, con la nuova metodologia ARERA, diciamo che ha dei passaggi diversi. Il piano finanziario viene predisposto per la parte economica da CEM, diciamo che è un piano economico finanziario grezzo, viene implementato con i costi del comune, okay, che sono i costi relativi al personale, alla gestione del servizio per quanto riguarda la postalizzazione, la stampa della tassa di smaltimento rifiuti. Questi due componenti in realtà compongono il piano economico finanziario, che deve essere sottoposto alla validazione di un ente territorialmente competente. Per quanto riguarda, come già avevo detto l'altra volta, la regione Lombardia non ha ancora individuato qual è l'ente territorialmente competente, per cui dice ARERA che è il comune stesso. Diciamo che il comune però non può fare da controllato e controllore nello stesso tempo, per cui abbiamo dovuto individuare un ente superiore con tutte le caratteristiche di ente competente, il quale ha validato, diciamo così, il nostro piano economico finanziario, verificando la congruità e la correttezza dei conteggi che CEM e Comune hanno inserito nel piano finanziario. Questa validazione in realtà va portata all'approvazione del Consiglio Comunale. Dopo il Consiglio Comunale, il passaggio successivo è quello di trasmetterlo all'ARERA, che è questa autorità che abbiamo detto prima, che validerà successivamente, entro 30 giorni, ma per gli altri comuni che hanno già fatto questo tipo di approvazioni, 30 giorni vabbè, non sono stati rispettati, però diciamo che ARERA ha il tempo per validare il piano finanziario e in questo modo il piano finanziario diventa definitivo. Parliamo però di costi effettivamente indicati nel piano finanziario con l'MTR di ARERA. Diciamo che ha un costo massimo per il comune di Bellinzago di 436.452. Questo costo deve obbligatoriamente ridursi, cioè le tariffe devono essere per una quota diciamo massima di 399.590, che è il limite massimo di crescita imposto da ARERA, calcolato prendendo diciamo riferimento il piano finanziario del 2019 aumentato dell'MTR, che è il 3,60%, okay? Si arriva ad una somma complessiva di 399.590, che è il limite imposto dall'articolo 1.4 del nuovo metodo di calcolo previsto da ARERA. Per quanto riguarda il comune di Bellinzago, a questo costo vanno tolti praticamente i 2.204 euro, che sono i costi, cioè i ricavi che ci vengono riconosciuti dal MIUR delle scuole, cioè lo Stato ci riconosce la tassa di smaltimento rifiuti, che è per i servizi scolastici, per gli alunni che frequentano le scuole. E abbiamo tolto anche 331,20 euro, che sono le sanzioni per applicate per il non corretto conferimento dei rifiuti. Si arriva a una somma definitiva, diciamo, di 397.054,61. Allora, il ruolo elaborato è 379.229. Il massimo calcolato da ARERA è 397.054. Si arriva ad un conguaglio da recuperare nei piani finanziari degli anni successivi di 17.824.
questi 17.824 in realtà andranno ad aggiungersi ai piani economici finanziari degli anni successivi divisi per 3 anni, per cui nel piano economico finanziario del 2021 si aggiungeranno 5.941, per cui ci sarà il piano economico finanziario 2021 conguagliato di 5.941 per il 2021, per il 2022, per il 2023. Questi sono i conteggi definitivi che sono scaturiti praticamente dalla nuova metodologia di calcolo imposta praticamente dal governo centrale e in realtà con i principi imposti da RERA, che sono quelli che abbiamo detto già le altre volte, che dice che chi più inquina più paga, per cui effettivamente i costi andranno a recuperati in base a questo principio imposto da RERA. Questi sono, sinceramente ho fatto anche una previsione, diciamo, per quanto possono influire i costi sulle tariffe dell'anno prossimo. Indicativamente diciamo che una famiglia che ha un componente dovrebbe pagare 3 euro in più, ok? Quelli che pagano di più naturalmente sono più componenti, perché naturalmente chi più inquina paga, si presume che chi ha più componenti faccia più rifiuti e ha una cifra più alta da pagare, però la cifra massima per chi ha 6 o più componenti sono in realtà 8 euro in un anno. Naturalmente le attività produttive avranno un delta maggiore, però per quanto riguarda, ho fatto una proiezione su un bar o su un supermercato, siamo sull'ordine di 60-70 euro, tenendo conto che in realtà una famiglia di media paga 180-190 euro, un bar supermercato paga quasi più di 1000 euro, insomma, per cui i conteggi dovrebbero essere questi, naturalmente, fatti con le proiezioni del ruolo di quest'anno. Se poi avete qualche altra domanda. Grazie Viviana, chiarissimo. Okay. Non mi è piaciuta l'affermazione chi inquina paga. Dovrebbe dire così. Non mi piace come affermazione. Se uno smaltisce la roba... Così. Chi inquina paga di più, non dire, non mi piace questa affermazione. Anche se la smaltiamo, Pier Giorgio, ho capito, però... L'obiettivo di smaltimento rifiuti è un obiettivo che va sempre a tendere verso l'alto, cioè noi siamo un comune abbastanza virtuoso, siamo intorno al 75%, forse non arriveremo mai al 100%. Però per esempio con il sacco rosso alcuni comuni sono arrivati al 60, sono arrivati al 50. Angela, io volevo solo dire che un'affermazione detta, chi produce più rifiuti paga di più, non è che inquina di più paga. Quella è l'affermazione, a me non è piaciuta quella frase lì, quella parola lì, tutto lì, tutto lì, finito l'operazione, finito il commento. Va bene. Ok? Va bene. Io ho una domanda. I 17.824 non mi è chiaro che da dove arrivano, o meglio, sono soldi che non abbiamo recuperato dai cittadini? O no, è la differenza che... In realtà questa differenza è proprio data dal nuovo metodo di calcolo, perché praticamente hanno dei valori di sharing e di aumento calcolati in base alle tariffe che attualmente ogni comune applicava. Per cui in realtà in base alle tariffe applicate ARERA ha proprio imposto dei parametri. Per il comune di Bellinzago in realtà l'aumento è del 3,60%, per cui aumentando le tariffe del 3,60% in realtà abbiamo questo delta rispetto a quello che abbiamo incassato l'anno scorso, nel 2019. E allora era meglio che facevamo noi i controllori e i controllati, scherzo però. Certo. Ecco, però come diceva anche il sindaco, per i comuni, non so, dell'Unione, per esempio prendo Trucazzano, con il discorso dell'Ecosacco, in realtà una quota della vendita del risparmio, diciamo così, dell'Ecosacco va a diminuire, diciamo, anche
il delta, per cui molto probabilmente in quest'anno questa cosa non si evince, ma molto probabilmente l'anno prossimo, se non gli altri anni, sicuramente ci sarà una diminuzione. Cioè io dico, parlo per il Comune di Trocazzano, che già secondo anno che fa l'equo sacco, si sono evidenziati dei minori costi, insomma, diciamo così, e questo è riconosciuto anche dal metodo di calcolo di ARERA. Chiaro. Okay. Però quest'anno non possiamo, cioè quest'anno è troppo presto, perché i conteggi sono fatti sul 2019, per cui certo, la base di calcolo è il 2019, diciamo così. La ricaduta la vedremo più avanti. Esatto. Un'informazione. Appunto, questo MTR del 3,60% di aumento è dato da tabelle? Sì, per cui... sì. Sì, tutta quella roba che c'è in allegato alla delibera. Sì, che sì, infatti. Che... ok, quindi quel 3,60 sono dei parametri ed è questo l'aumento. Sì, esatto. Okay. Ma per cui ci si basa su quello che si è prodotto l'anno prima, precedente? Beh, il base, cioè, diciamo così, la base... Questa è la prima volta che si fa. Sì, sì, infatti. Il 2019 come certo, riferimento. Perché diciamo che si basa su costi effettivi e non su costi presunti, perché gli altri anni si faceva una, diciamo così, un calcolo su costi presunti, cioè il CEM dava i costi presunti, invece col metodo di ARERA proprio si fa con i costi effettivi, per cui la base di calcolo è quella effettivamente a consuntivo del 2019, e anche quello del 2021 sarà fatto sul consuntivo del 2020. Cioè costi effettivi, cioè effettivamente quello che sia il consumo e le bollette che si sono pagate a CEM, diciamo così, effettivamente, non preventivi ma consuntivi. Ma quello che mi chiedo è, anche se non ci fosse stato questo calcolo, comunque a noi sarebbe aumentato, perché comunque noi le bollette, le fatture di CEM le paghiamo ugualmente, l'avremmo visto dopo l'aumento invece che vederlo quest'anno? Certo. Ah, esatto. Ok. Cioè, comunque l'aumento noi l'avremmo visto in qualsiasi caso. Sì, perché comunque i costi del CEM comunque sono aumentati, non è che poi CEM è rimasto fermo anche con i costi, perché purtroppo i costi sia di smaltimento in discarica, CEM comunque in realtà li ha, per cui poi di ricaduta vanno su tutti i comuni. Siamo a più di 100 euro per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, 100 euro al quintale. Al quintale? Ok. E un'altra informazione, quando lei ha parlato che abbiamo tolto giustamente i soldi riconosciuti dal MIUR e poi le sanzioni per un non corretto conferimento, ma le sanzioni erano sanzioni private? Si sta parlando di sanzioni private? Sì, sono sanzioni elevate ai cittadini o a aziende, insomma. Elevate proprio... Ok, questo vuol dire che in un anno... Le multe avvenute nei cittadini di Bellinzago sono state 331 euro. Allora, le multe, diciamo, elevate ai cittadini di Bellinzago in realtà sono molte di più. Io, siccome parliamo di consuntivo, io ho dovuto elencare le multe effettivamente incassate nel 2019, per cui le multe incassate nel 2019 sono è questa cifra, diciamo, però le multe sono, come numero, diciamo, sono di più. Ah, molto di più? Non me lo ricordo, ma non tantissimi di più, però a numero non me lo ricordo, comunque sono in realtà di più. Però queste sono quelle effettivamente incassate, per cui visto che si parla di consuntivo va evidenziato quello che effettivamente è arrivato nelle casse del comune, insomma. Ok, l'ultima domanda che magari mi sono persa. L'ente superiore che ha validato chi è stato? È un ente individuato da CEM, okay? Per cui tutti i comuni del CEM ha fatto una gara e ha individuato una società esterna, diciamo, che si chiama Paragon. È allegata alla relazione di Paragon. Sì, esatto. Praticamente CEM ha fatto una gara e ha partecipato, cioè una gara pubblica, e questa società, che aveva tutte le caratteristiche di ente teoricamente competente, ha validato i piani finanziari del comune, dei comuni facenti parte del CEM. Ok, per cui tutti i nostri comuni, cioè i comuni limitati. Sì.
Okay. Beh, quelli che in realtà hanno aderito, avevano aderito quasi tutti, poi magari comuni di grandi dimensioni hanno individuato altri, però hanno aderito tutti, per cui li abbiamo fatti tutti con CEM. Ok, no, l'unico passaggio che mi mancava comunque è a consuntivo, perché comunque l'avremmo visto magari l'anno prossimo, ma l'aumento l'avremmo visto in qualsiasi... Certo, sì, sicuramente. Per però cui questo... è un aumento dovuto ai prezzi e non un aumento dovuto al nostro... aspettate, mi viene la parola. Cioè, è un aumento comunque dovuto ai costi di CEM e non perché noi abbiamo aumentato i rifiuti. No, è dovuto, allora, è, diciamo così, è un aumento di costi CEM e un aumento di costi dati dalla nuova metodologia, diciamo così, perché questa metodologia impone dei parametri di sharing e delle formule matematiche che avrà visto nella relazione, sì, che automaticamente hanno portato ad un aumento di costi, che, come diceva il sindaco, questo è il primo anno, per cui questa è la base su cui poi dovremo, da quest'anno in poi, andare a fare i calcoli, per cui magari questo anno ha anche impattato di più rispetto agli altri anni. Se nel 2020 risulteremo più virtuosi, potrebbe essere che i costi possano scendere. Certo, sì. Però dobbiamo dimostrare di diventare più virtuosi. Ma questo vuol dire che comunque adesso, siccome sarà un meccanismo, verrà fatto prima, cioè nel 2021 verrà fatto come al solito a luglio, nel senso che di solito la tariffa Tari si pagava a luglio. Per cui tutto questo verrà fatto per luglio l'anno prossimo? Allora, No, nel 2021 in realtà, cioè, le tariffe della Tari, diciamo, vanno approvate in realtà con il bilancio. Quest'anno è stato un anno diverso, perché tra il discorso del Covid, che ha fermato un attimo il discorso delle agevolazioni per le aziende, diciamo così, e questa nuova metodologia di ARERA, la regione Lombardia, che non aveva l'ente territorialmente competente, per cui ci sono stati più fattori che hanno fatto slittare, diciamo, la tempistica per quanto riguarda i calcoli. Però generalmente la tassa di smaltimento rifiuti e le tariffe vengono approvate con il bilancio di previsione, per cui già noi stiamo lavorando e dando a CEM i costi del 2020 per approvare il piano finanziario del 2021. Ok, per cui presumibilmente se si riuscirà l'anno prossimo si tornerà alla normalità delle due. Certo, assolutamente. Ok, grazie. Niente. Ok, se non ci sono altre domande, io metterei in votazione la proposta per l'approvazione del piano economico finanziario di cui abbiamo parlato finora. Favorevoli? 1, 2, alzate la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astenuti? Astenuti, 3. E sono i 4. Consiglieri. 4, dottore. 4, giusto. 4. Astenuti 4, sono Goi, Neri, De Vitali e Manzi. Bene, questa delibera ha bisogno dell'immediata esecutabilità, quindi votiamo per l'immediata eseguibilità. Quindi favorevoli, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli per le immediate esecutività. Ok. Ringraziamo la signora Cerea. Va bene. Se vuole restare con noi, fa piacere, ma se no... Grazie. Vi faccio tanti auguri di buon Natale, va bene. Grazie, grazie a lei. Ciao. Allora, il punto numero 3, abbiamo la presa d'atto del testo del regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio e relativo trattamento dei dati personali
dell'Unione Comuni Lombarda ad Amartesana. Anche per questa delibera abbiamo con noi il comandante che ha lavorato per l'estensione di questo documento e quindi lascerei la parola a lui per evidenziare quali sono le modalità e le finalità di questo regolamento. E come abbiamo ricordato, è necessario anche perché ci è imposto da norme che riguardano, che sono state emanate dall'Unione Europea, non soltanto dal governo italiano. Prego, Esatto. comandante. Grazie Sindaco. Allora, buonasera a tutti. Come ha anticipato il Sindaco, questo è un regolamento che viene appunto imposto dalla direttiva, da una nuova direttiva europea che tanto nuova ormai non è perché è del 2016, che è stata recepita dalla legge italiana nel 2018. Quindi noi andiamo a costituire, a creare un regolamento per la garanzia che i dati personali che vengono trattati con il sistema di videosorveglianza siano trattati nella maniera corretta. Stasera, cioè stasera e comunque nei singoli consigli comunali è stata portata una presa d'atto. La presa d'atto perché la vera e propria approvazione del regolamento viene effettuata in Consiglio Unione perché l'impianto di videosorveglianza, facendo parte delle funzioni di polizia locale, quindi delle funzioni fondamentali, tutte trasferite all'Unione, viene approvato appunto dal Consiglio Unione. Se andiamo nel dettaglio del regolamento, dicevo prima, riguarda una legge del 2018. Quindi ad oggi andiamo ad approvare un regolamento che stabilisce le finalità del trattamento con il sistema di videosorveglianza, che riguarda il controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico, riguarda l'attivazione di vigilanza sul pubblico traffico, che può essere effettuata sia per rilievi di incidenti stradali, quindi c'è un incidente stradale conferito, quindi c'è reato, noi possiamo utilizzare la videosorveglianza per andare a verificare la dinamica, oppure per discariche abusive, quindi luoghi in cui ci sono degli abbandoni di rifiuti particolarmente rilevanti, andiamo a posizionare la telecamera e in generale comunque per garantire la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica. Diciamo che il sistema di videosorveglianza ha sicuramente dei vincoli. Ha dei vincoli nell'utilizzo delle immagini, nella motivazione per cui noi andiamo ad estrapolare delle immagini, nella tempistica di conservazione delle immagini, perché appunto il cittadino, l'utente, deve avere la garanzia che questi dati non vengano trattati in modo illegittimo. Nello specifico, le immagini possono essere conservate al massimo per 7 giorni e possono essere estrapolate, quindi la registrazione può essere estrapolata dal playback di tutto il sistema esclusivamente se c'è un'effettiva violazione, che può essere una violazione amministrativa nel caso in cui si parli di rifiuti o anche di sanzioni al codice della strada. Ma possono essere anche e soprattutto sono di tipologia di tipo penale. Quindi molto spesso noi riceviamo telefonate, ma è successo questo, possiamo vedere le immagini a videosorveglianza? No, non si possono vedere le immagini di videosorveglianza se non per una violazione accertata oppure un reato accertato che presuppone ci sia una denuncia querela. Ok? Purtroppo il regolamento tutela il cittadino, tutela la pubblica amministrazione, quindi il titolare del trattamento, che in questo caso è il Presidente dell'Unione, però, come dicevo prima, ha dei limiti oggettivi. Okay? Chiaramente queste immagini possono essere utilizzate per l'autorità giudiziaria, per le altre forze dell'ordine, per la stessa polizia locale che svolge attività di indagine di vario tipo, però, come posso dire, fuori da questi soggetti,
le immagini non possono essere visualizzate, non possono essere richieste, quindi il cittadino non può richiederle. Ahimè, mi tocca dirlo, ma non lo dico io, lo dice la normativa. Sindaci, assessori, consiglieri, se non sono il titolare del trattamento, quindi il presidente dell'unione, non possono visionare le immagini, i monitor devono essere protetti, gli hard disk devono essere chiusi a chiavi in armadi protetti. Insomma, è una situazione particolare appunto di tutela di questi beni. Il regolamento prevede due allegati, non so se li avete visti. L'allegato 1 è l'elenco di tutte le telecamere presenti sui quattro territori comunali dell'Unione, che obbligatoriamente devono essere segnalati, pubblicati e devono essere resi noti a tutti i cittadini che possono andare all'albo pretorio o in amministrazione trasparente a vedere dove sono posizionati i punti di ripresa. Tra l'altro ci sarà la necessità, ma abbiamo già provveduto alla fornitura e dovremo fare l'installazione di cartelli. Ogni area videosorvegliata deve avere un cartello che indica che l'area è videosorvegliata, indica chi è il titolare del trattamento, indica gli indirizzi sia email che telefonici per chiedere informazioni sull'eventuale ripresa della propria persona, eccetera, eccetera. Quindi deve essere una gestione, di massima trasparenza nei confronti del cittadino. Quindi l'allegato 1 parla appunto di tutti, i punti videosorvegliati. Se voi andate a vedere l'allegato 2, tratta del registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni operatore di polizia locale che viene nominato come addetto a visionare, a scaricare le immagini, ogni qualvolta entra all'interno del portale per scaricare queste immagini, deve segnare la data, l'ora, la motivazione dello scarico delle immagini e deve anche firmare una dichiarazione che è presente appunto come esempio nell'allegato 2, che queste immagini vengano utilizzate in modo legittimo. Quindi capite bene che la normativa è talmente stringente che le immagini di videosorveglianza possono essere visionate effettivamente per reali motivi di sicurezza pubblica, sicurezza urbana oppure di violazioni amministrative o penali che possono esserci sul territorio. Questa è a grandi linee la situazione attuale dell'adeguamento alla normativa. Ecco. Poi, se voi avete dato un'occhiata al regolamento e avete delle domande particolari da farmi, io sono qui apposta per tentare di rispondervi. Grazie, comandante, è stato chiarissimo. Grazie. Volevo solo chiederle, dall'elenco mi sembra che ci siano 22 telecamere a Bellinzago. Siccome se ne parla tanto, si conferma che funzionino tutte? Allora, le telecamere a Bellinzago funzionano. Dovete capire dove le telecamere funzionano. Dovete capire questa cosa, perché non è, cioè, chiaramente non avendo la gestione. È stato chiarissimo quando ha spiegato quando si possono utilizzare e quando si possono vedere. Però se vuole aggiungere qualcos'altro, però è stato chiarissimo. No, la ringrazio. No, volevo solo aggiungere, volevo rispondere alla sua ultima domanda. Allora, le telecamere funzionano, ma il sistema di videosorveglianza, potete chiedere riscontro a qualsiasi mio collega di qualsiasi comune d'Italia, e forse anche esteri, gli esteri non li conosco, conosco alcuni italiani. Il sistema di videosorveglianza è particolare e delicato. Vuol dire funziona con ponti radio. I ponti radio sono particolarmente soggetti a piccole scariche elettriche che possono arrivare da condizioni meteo non favorevoli. Quindi
Il fatto che si bruci un ponte radio, ed un ponte radio non corrisponde a una telecamera, ad un ponte radio magari corrispondono 3-4 telecamere perché vanno a recuperarlo sullo stesso punto, è molto semplice, è facile, capita abbastanza spesso. Quindi la manutenzione è particolare, ma ripeto, questo non succede né solo a Bellinzago, né solo a Truccazzaro, Pozzuolo, Liscate, e succede dappertutto. Molto spesso si cerca una determinata cosa con una determinata telecamera e in quel momento quella telecamera, e magari per 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, era disattivata, ma solamente per uno sbalzo di corrente che faceva sì che il ponte radio non arrivasse alla centrale. Ecco. Quindi le telecamere funzionano e funzionano tutte. Ci potrebbe essere in alcuni casi questo particolare problema, ma che ripeto, è un problema naturale a quanto pare di tutti i sistemi che funzionano con ponti radio e che non funzionano via cavo, perché se ci fosse via cavo il problema non sussisterebbe. Va bene, grazie. La consigliera Goi è rimasta bloccata dalla mia risposta. Stefania, sei ancora in collegamento? Pare di no. Stefania. Immobile. Vuol dire che non è collegata, che non ha la linea in questo momento. Michele, puoi sentirla? Se vuole ricollegarsi. Provo a chiamarla, aspetta. Sì, perché sicuramente avrà... Non ci sente nemmeno. Beh, potrebbe essere pure il PC con qualche problema, talvolta... L'unico è uscire e rientrare, mi sa. Sì, è un classico. La telecamera, sbattimento di corrente, come diceva il comandante. Sì, è quello che non vorrei dire. Scusi, comandante, sono un po' ironico, io mi deve perdonare. Ma ci mancherebbe altro, anzi. In questi momenti qua, se ci vediamo un po' di questo, oddio, ragazzi. Ma guardi, volevo farla anch'io un po' di ironia prima, però... No, volevo fare l'ironia sul chi inquina paga, perché... Il chi inquina paga è il risultato di una direttiva europea sulla riparazione del danno ambientale, purtroppo non ce lo siamo inventati noi, quindi stasera si parla solo di direttive europee tra l'inquinamento e la videosorveglianza. Timino soltanto che sta provando a ricollegarsi, un attimo. Pronto, bene, Stefania, ci sei? Bene, sì, adesso vedo solo... Okay, mi sentite ora? Sì, ci sentiamo e ci vediamo. Ok, io invece adesso vedo solo lei, sindaco, non so cosa sia successo. Dovrei allargare lo schermo, boh, fare qualcosa. Oh, allargato... No, probabilmente vedi solo chi parla, Stefania. Sì. Prova a impostare. Prova a impostare, anziché... Visualizza tutti e non chi sta parlando. Prova. E dove lo trovo? In alto. Stai usando il PC? Sulla barra in alto al centro. Esatto, in alto al centro. Ah, ok, perfetto. Ma ho fatto tutto da solo, scusatemi. Io mi sono persa a metà risposta, però la recupero. Sono registrata.
No, ha detto che le webcam si possono rompere. No, beh, se vuole io, tanto è molto semplice. No, stavo dicendo che le telecamere funzionano tutte. Il problema è la delicatezza e la sensibilità degli impianti di videosorveglianza, ma non solo il nostro. Tutti gli impianti di videosorveglianza lavorano su ponti radio, quindi sono onde che collegano un ponte radio ad un altro alla centrale del comando. Quindi sono sempre soggetti a sbalzi di tensione, a scariche elettriche, ma anche invisibili, che arrivano per condizioni meteo particolari. Quindi la manutenzione degli impianti di videosorveglianza è particolarmente pesante, non solo a livello economico, lasciamo stare il livello economico, perché ci sono dei contratti apposta, ma proprio a livello gestionale. Magari vai a cercare una registrazione e per un quarto d'ora, 20 minuti, quella registrazione non c'è perché c'è stato un calo di tensione tra un ponte radio e l'altro. Non è come la telecamera via cavo, che è collegata con il cavo elettrico e quindi non si spegnerà mai e ci sarà sempre la registrazione. Qui si lavora su onde elettromagnetiche dei ponti radio, ecco. Ah, okay. Però le telecamere funzionano. Ok. Ne approfitto, visto che ce l'hai stasera, per chiedere una cosa. Se c'è in mente, visto che saremo zona rossa, di tornare a togliere il divieto per il parcheggio venerdì, che c'è la pulizia delle strade. Ne approfitto. E una cosa che magari, se mi può rispondere, è se c'è un'ordinanza regionale o comunale per i botti, che stanno sollevando un po' di problemi in queste sere. Per i botti? Sì, perché a Bellinzago tutte le sere alle 10 più o meno si vede che festeggiano il fatto che poi non possiamo uscire di casa dalle 10 in poi. Ci sono dei botti, ma a volte molto molto forti. Proprio qualcuno si lamenta che tremano anche i vetri, e chi ha gli animali ne soffrono molto. Mi chiedevano molti se c'è un'ordinanza statale o... No, non c'è. Allora, okay. Dico quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso c'è stata l'associazione dei produttori, commercianti di botti, chiaramente legali, perché gli illegali non hanno le associazioni categoria, che si sono fortemente opposti a questo tipo di ordinanze, un po' come era accaduto per altre categorie di commercianti o spettacoli viaggianti, dove tutti i sindaci facevano le ordinanze per vietare il posteggio e gli spettacoli viaggianti. Quindi già dall'anno scorso questo tipo di ordinanze si è ridotto tantissimo. Sinceramente quest'anno, secondo il mio parere, non se n'è proprio parlato, perché non si è vista la necessità, considerato che i festeggiamenti non ci saranno, le persone in giro ci sono poco. Sì, è vero, ci saranno probabilmente dei ragazzi che sparano in giro, ma capisce che non se n'è parlato esclusivamente per questo motivo, perché non se n'è vista probabilmente l'esigenza. Un mio parere personale, ma è un parere di opportunità o comunque di valutazione mia, è che un'ordinanza si deve fare se si riesce a far rispettare. Perché un'ordinanza emessa, non fatta rispettare, è pericolosissima. Certo. Vuol dire che l'amministrazione, il comando e chi per esso, perde la credibilità di aver emesso un atto e poi non aver fatto nulla. Siccome noi siamo consapevoli che alle 10 di sera, in questo periodo soprattutto, è difficile poter far rispettare un'ordinanza di questo genere, e le garantisco che è difficile anche per la stazione dei carabinieri, perché io potrei fare l'ordinanza, mandarla ai carabinieri e dire caro Graziani, fammi la cortesia, controllami l'ordinanza. Ma siamo tutti consapevoli che in questa situazione noi non riusciamo a far rispettare un'ordinanza alle 22 di sera. Questo
questo non sto parlando del comando dell'Unione, ma è una situazione generalizzata, perché noi ci stiamo dedicando per il 60-70% del nostro lavoro all'emergenza Covid, sia come controlli, sia come controllo del territorio e tutto. Chiaramente le risorse devono essere trasferite dove le prefetture, le questure ci chiedono di controllare. Infatti negli anni passati, Guzzardo, lei ricorderà, non facevamo un'ordinanza ma una raccomandazione, proprio per, esatto, proprio per il principio che ha ribadito il comandante, cioè non avere sul territorio le forze dell'ordine alla mezzanotte del 31 di gennaio, o non averne in numero sufficiente per poter controllare le attività che fanno i cittadini, diventa inutile fare un'ordinanza, anzi, come ricordava il comandante, peggiorativo. Noi abbiamo fatto tutti gli anni la raccomandazione. È una raccomandazione che poi non è che abbia avuto così tanto successo, forse qualcuno in meno ha sparato, però quest'anno sinceramente sembrerebbe veramente fuori luogo che in un momento di lockdown dove non sono previsti neanche l'avvicinamento delle persone, dove ognuno deve rimanere a casa e devono essere isolati, dobbiamo restare lontano dai familiari e concludere tutto alle 22 nel caso ci trovassimo, mi sembra effettivamente una cosa eccessiva. Io spero che il buon senso prevalga, perché dobbiamo contare su invece la repressione, vi assicuro che, come ha spiegato bene il comandante, non ci sono le forze sufficienti per farlo. Sì, no, era un problema appunto che sta sorgendo in queste sere, che ne parlano molti cittadini, soprattutto magari chi ha gli animali, e soprattutto non so se che tipo di boatti sono, perché veramente alcune volte cioè, si sentono in maniera, non so se sono legali o no, era soltanto perché mi è stato proprio chiesto com'era a livello statale, sì, o comunale. Alle 10 di queste sere si possono anche chiamare i carabinieri, cioè magari in queste sere. Quando ormai... Il problema è che quando ormai chiamiamo i carabinieri, loro sono già, cioè nel senso, posso immaginare che se uno chiama i carabinieri comunque loro sono già scappati. È anche vero che, nel senso, anche se dovessimo chiamare il comando, ora che arriva, non il è comando che si può fare. Sì, no, ma dico anche se dovessero farlo alle 5 del pomeriggio, Angela, cioè il problema è... Insomma, nel momento in cui lo fa, ecco, nel momento in cui lo fanno diventa anche complicato riuscire a beccarli. Ecco. Sì, certo. Sì, infatti è proprio per quello che l'emissione di un'ordinanza servirebbe veramente a poco, ecco, proprio per questo motivo, soprattutto nelle ore serali, non c'è la possibilità di controllo. In questo momento così. Ecco, magari possiamo fare una raccomandazione come l'anno scorso, una raccomandazione generale, perché poi un conto è quando si fa l'ultimo dell'anno, che si sa anche l'orario, anche chi ha gli animali comunque riesce a gestire la cosa, perché sa che viene fatto in quel momento e una soluzione si trova. Il problema è quando non te lo aspetti, magari, per cui, non so, fare una raccomandazione dove si ricorda ai cittadini che ci sono anche degli animali che purtroppo dallo spavento, insomma, possono anche avere un infarto, per cui cercare anche di sensibilizzare i cittadini. Preoccupiamo degli infarti degli animali, adesso ci preoccupiamo, ragazzi, non lo so io, quello che c'è in ballo adesso, se ci preoccupiamo degli infarti degli animali è grave, Stefania, non lo so io, adesso va bene tutto, ma... Scusi un attimo, comandante, volevo dire, per quanto riguarda i fuochi d'artificio di fine anno, c'è un DPCM che dice che il fuoco d'artificio uno nel suo giardino li può sparare. Sbaglio o che cosa? Ma allora, i fuochi d'artificio privati si possono fare
se sono di una determinata categoria, quindi se non hanno l'esigenza della comunicazione dell'autorizzazione della questura. Okay? Certo. È chiaro che se i fuochi d'artificio sono dei fuochi d'artificio che poi attirano la gente, quello non è possibile. Però se lei, cioè, se lei in casa si vuole sparare dei fuochi d'artificio, ci sono delle categorie di fuochi d'artificio liberi. Ma quelli che vendono al dettaglio, non è che li vendono tranquillamente nei negozi di casa sua. Sì, sono quelli di libera vendita senza bisogno di, senza la necessità di autorizzazione della questura. Sì, certo, lei li può sparare. L'importante è che non si crei assembramento perché tutti vengono a vedere i suoi fuochi d'artificio. Grazie. Va bene, prego. La ringraziamo, comandante, per tutte Niente. Le informazioni supplementari. Allora, se non ci sono altre domande sulla questione del regolamento, avete preso atto, quindi non dobbiamo votare su questo regolamento perché voteremo invece nella seduta del Consiglio dell'Unione, giusto? Come? Ah, non si vota questa? No. La votiamo comunque? Gli altri comuni alla fine l'abbiamo votato anche. E allora votiamola, anche con l'immediata eseguibilità. Sì, tanto una volta che lo portiamo. Favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. Basta. E l'immediata eseguibilità. Ah, io me l'ho astenuta. Mi astengo perché mi sembra assurdo votare una cosa che non contiamo niente, sinceramente. Mi astengo per questo. Perché se tanto il nostro voto non conta niente, ma conta quello dell'Unione, mi sembra un po' assurdo tutto qua. No, conta quello dell'Unione Europea, a dire la verità. Vabbè, conta. Però voglio dire, la premessa è stata, ve la presento, prendete visione, poi viene votato in Unione, perché è in Unione che deve decidere. Allora mi sembra un po' così. Va bene, allora Spagna si astiene. Quindi. Astenuta la consigliera Goi, 11 favorevoli. Sì. E l'immediata eseguibilità? Favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. Ok. Scusate, ma ogni tanto non vedo una mano, sono piccole le quadre. A posto, ringraziamo il comandante per il tempo che ci ha dedicato, grazie. Ci mancherebbe, grazie a voi. Buonasera, comandante. Grazie, grazie. Tanta domanda a tutti. Ma ci vediamo domani o no? No. Con me? No, io dell'Unione, i sindaci hanno detto che non era necessario. Allora le faccio gli auguri. Le faccio gli auguri. No, dottore, io e lei domani ci vediamo con l'iscate, lei c'è? Io sì, come no, io ci sono. Vede, allora ci vediamo domani. La saluto, auguri a tutti, buon Natale. Buonasera, comandante, buone feste. Buonasera. Grazie. Allora passiamo al punto numero 4, sì, 4. Che è una proposta di delibera particolare perché riguarda le misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'individuazione degli ambiti di rigenerazione di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 12/2005 e modulazione delle percentuali di riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR del 5 agosto 2020, numero 11 3509. Allora, questo è un atto politico che noi intendiamo intraprendere proprio perché appunto in questi anni non abbiamo visto sul nostro territorio modificarsi minimamente la situazione della rigenerazione piuttosto che della nuova di nuove strutture edilizie. Quindi
avendo in questo periodo questa opportunità, noi riteniamo di dover fare questa, di dover proporre questa sperimentazione per vedere se muovono se operatori o proprietari riescono a darsi una motivazione in più per invece arrivare a trasformare quello che esiste sul nostro territorio. Lascerei la parola all'assessore Belloni che ha preparato tutto uno schema che vi illustra. Prego, Belloni. Sì, allora sì, faccio direi velocemente solo così un riepilogo della questione. Riepilogo va benissimo, sì. Sì, un po' immagino che abbiate ricevuto la documentazione, ma per capirci, giusto per capire quello che si chiede al Consiglio Comunale. Allora, con questa delibera si vuole proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di questa sorta di perimetrazione, cioè l'individuazione in particolar modo di due aree all'interno del piano di governo del territorio e del documento di piano, di due aree che sono definite appunto dalla norma regionale, dalla legge regionale lombarda, aree di rigenerazione urbana. Sancite da un articolo della norma che è stato modificato alla fine del 2019. Si dava agli enti territoriali, in particolare ai comuni, l'opportunità di determinare queste perimetrazioni sulle loro aree o su parti delle aree di trasformazione con una finalità precisa, ovvero con la finalità di recuperare una parte del patrimonio esistente, ma questa tipologia di recupero, che chiamano rigenerazione, è una, diciamo, è una sorta di complessità di interventi che non riguardano soltanto la questione edilizia, ma la norma, diciamo, lateralmente cita questioni legate anche, per esempio, alla dismissione, di alcune aree, possono avere una destinazione, per esempio, agricola piuttosto che artigianale o industriale. Quindi si parla non soltanto di ristrutturazione degli immobili in generale, ma anche di recupero di aree dismesse, facendo riferimento a situazioni anche di carattere socio-economico, insomma. Quindi è una situazione che raccoglie un'ampia vastità delle problematiche, ma che in qualche modo ci spinge a fare questa valutazione proprio per cercare, nel nostro caso in particolare, di incentivare il recupero di alcune aree, che è appunto un recupero edilizio, ma anche una riqualificazione urbanistica. Sulla base di queste finalità, ci sembrava opportuno raccogliere questa opportunità per le motivazioni che ha accennato il sindaco e per farlo, quali sono gli strumenti che utilizziamo. Per farlo, questa norma ci dà l'opportunità di ridurre, quindi di prevedere delle forme di incentivazione per chi interviene, che sostanzialmente si traducono in una riduzione del costo di costruzione, ovvero degli oneri di urbanizzazione, del contributo di costruzione. La norma ci dice che se l'ente decide di attivarsi nella individuazione di queste aree, quindi di perimetrarle all'interno del proprio documento di piano, gli interventi di ristrutturazione urbanistica prevedono già di default, diciamo, cioè per norma regionale, una riduzione del 50% del contributo di costruzione. A questo si aggiunge il fatto che la regione consente agli enti, cioè ai comuni, di agire con ulteriori forme di incentivazione. Quindi ha deliberato, attraverso una DGR, ha deliberato una serie di criteri ai quali gli enti possono fare riferimento e che possono utilizzare come, diciamo così, schema guida per proporre ulteriori incentivazioni.
Infatti, nei documenti che avete trovato in allegato alla delibera c'è una planimetria dove si individuano le aree urbane a cui fa riferimento, quindi quelle che sono state individuate. E come sono state individuate? Sono state individuate un po' per, diciamo così, conoscenza da parte dell'amministrazione delle problematiche legate al territorio, quindi le criticità che già esistono sul nostro territorio. Un po' proprio perché la norma lo prevede, cioè la legge prevede che questa perimetrazione tenga conto anche delle richieste o dei singoli cittadini oppure degli operatori economico-sociali che hanno degli interessi diffusi sul territorio. Quindi qualcuno ha fatto anche qualche segnalazione chiedendo all'amministrazione di considerare alcune opportunità. Quindi vengono scelte queste aree che avete trovato individuate in uno degli allegati e che in secondo luogo attraverso invece l'individuazione di alcuni criteri, il comune può appunto decidere di aumentare ulteriormente questa diciamo, chiamiamolo sconto, tra virgolette, sul costo di costruzione attraverso ulteriori forme di incentivazione, che sono state sempre citate in uno degli allegati. Queste forme di incentivazione si sono rivolte in particolar modo, per quello che riguarda il nostro ente, su due aspetti principali. Il primo è quello dell'efficientamento energetico, che è chiaramente una tematica a cui noi teniamo molto in generale e rientra anche in uno dei criteri che appartengono alle linee guida di Regione Lombardia. Il secondo, invece, che è più, diciamo così, proprio del nostro territorio, riguarda la vulnerabilità idrogeologica, quindi il rischio, per esempio, di esondazioni. E anche in quel caso abbiamo pensato di attribuire una piccola percentuale aggiuntiva per chi si adegua ai propri progetti e quindi i propri interventi edilizi ad una serie di, diciamo, di requisiti che debbano temperare una, diciamo, una soluzione che riguarda in particolare questa problematica. Chiaramente modalità e soluzioni sono decise dalle norme, non le abbiamo decise noi. La questione che abbiamo invece valutato era quella proprio di cogliere l'opportunità, cioè di provare attraverso questa deliberazione che proponiamo al Consiglio Comunale di come dire, trovare delle forme di incentivazione affinché chi fosse interessato possa intervenire, abbassando la pressione economica degli interventi, che attualmente a quanto ci viene riportato sono abbastanza alti. Diciamo, questa è la motivazione generale, diciamo, che ci ha spinto a ragionare in questi termini. Sappiamo che nel momento in cui individuiamo queste aree, lo facciamo, ma lo dobbiamo immaginare o lo possiamo immaginare anche come una soluzione comunque a termine, nel senso che noi andiamo ad individuare queste aree nel nostro documento di piano e quindi questa, diciamo, questa possibilità viene fornita a chi volesse intervenire fino al momento in cui decidiamo di modificare il nostro strumento urbanistico. Oppure lo possiamo fare tutti gli anni, cioè volendo il prossimo anno, se queste forme di incentivazione non sono state recepite, non sono adeguate, oppure chi di dovere non è intervenuto, si possono ulteriormente modificare cercando soluzioni diverse o strade differenti. Nel momento in cui andremo a modificare lo strumento urbanistico, quindi rifaremo il documento di piano, perché come sappiamo era scaduto. Con una delibera di qualche tempo fa l'abbiamo prorogato perché ci era concesso fino all'approvazione del piano territoriale metropolitano che è stato adottato a settembre, quindi adesso andrà in iter di approvazione. Alla scadenza dell'approvazione noi abbiamo tempo 12 mesi per fare, diciamo, per rinnovare il nostro strumento urbanistico, che chiaramente terrà conto di una situazione rinnovata. Quindi diciamo che questa è una proposta che facciamo, ma se e quando sarà il momento di
diciamo, modificarla, siamo sempre in tempo a farlo. Dovevamo farlo entro il 31 dicembre, poi ultimamente è uscita un'ulteriore proroga che mi pare sia stata fissata al 30 di aprile, quindi diciamo ormai avevamo l'attività, questa attività pronta che andava avanti da un po' di mesi e quindi abbiamo deciso di portarla in quest'ultimo consiglio comunale comunque così come era stato preventivato nonostante la proroga. Diciamo questa è un po' la situazione che ci ha portato a questa proposta che facciamo al consiglio comunale. Grazie Barbara. Io avrei, cioè in generale diciamo queste sono le motivazioni, poi se avete delle domande più specifiche magari poi guardiamo gli strumenti che sono stati allegati. Barbara, posso farti una domanda? Prego. Aspetta che prendo in mano la proposta. Ce l'arrivo qua, ok. Le percentuali che sono state decise, per cui aggiuntive, sono percentuali, si poteva giocare su quella percentuale o sono così? Sì, sulle percentuali, sì, la percentuale è stata diciamo una scelta, ma c'era un range in cui ci si poteva muovere. In particolare noi abbiamo deciso di muoverci su 5 punti, 5 o 6 punti, di cui però alcuni di questi sono stati fissati da Regione Lombardia, quindi quelli che riguardano le lettere, aspetta che me le sono segnate perché non me le ricordo mai, mi pare la D, la okay. J e la K sono se le percentuali del 5, 15 e 5% di nuovo sono state fissate da Regione Lombardia, quindi su quelle okay. Noi non abbiamo diciamo potuto né diminuire né aumentare l'incentivazione economica, mentre gli altri punti che elencavo prima, cioè quello più legato all'efficientamento energetico e alla vulnerabilità rispetto alle esondazioni, sono state invece una scelta, nel senso che tra tutti i criteri che ci sono stati, sono stati proposti come linee guide da Regione Lombardia su cui gli enti potevano agire, quindi potevano scegliere di incentivare qualcuna di queste pratiche, su quello invece abbiamo potuto scegliere e soprattutto siamo intervenuti con l'individuazione di una percentuale. Che non è una percentuale altissima, come avrai visto, perché sì, queste percentuali sono, esatto, queste percentuali sono in aggiunta al 50%, cioè il 50% è, diciamo, la forma di incentivazione di base che gli enti accettano nel momento in cui fanno questa perimetrazione, nel momento in cui la deliberano. Quindi nel fatto che se il Consiglio Comunale dovesse approvare questa diciamo delibera, il semplice fatto di approvazione di questa perimetrazione consente a chi interviene un'incentivazione del 50%. Poi la possibilità di aumentare questa percentuale viene data nell'aggiunta o meno di queste diciamo percentuali aggiuntive rispetto ai punti che sono citati in delibera. Alcuni di questi punti noi non li abbiamo presi in considerazione per diverse ragioni. Vero. Ecco, quando vedi, quando nell'allegato viene citato semplicemente il corpo dove c'è la descrizione del punto della linea guida di Regione Lombardia, ma non c'è la percentuale, significa che non abbiamo considerato questa possibilità. Per tante ragioni, un po' perché comunque diciamo rinunciare, cioè la somma di tutte queste forme di incentivazione potrebbe significare una grave perdita dal punto di vista anche economico dell'introito che normalmente l'amministrazione ha dagli oneri di urbanizzazione. Quindi, benché siano delle percentuali irrisorie, però vanno ad aggiungersi al 50%.
e poi ci sono quelle fissate da Regione Lombardia che si aggiungono al 50%, quindi potete immaginare che nel totale, se chi interviene riuscisse a ottemperare a tutti questi criteri, avrebbe una, diciamo, una forma di incentivazione decisamente elevata. Barbara, ti chiedo un'altra cosa. Nel senso, per esempio, la lettera J che mi ha detto che mi hai detto che è quella che praticamente Regione Lombardia ti dava il 15% e quello era, ma tu potevi anche non metterlo o comunque eri obbligata a mettere quel 15 o potevi anche mettere 0? No, se decidevi di fare le ulteriori forme di incentivazione, quella eri obbligata a farla. Non si poteva, diciamo, fare una scelta su quella percentuale lì. Poi aspetta che riapro perché ho gli allegati, vediamo se lo ritrovo. Poi una domanda, per esempio l'ambito di rigenerazione R2 che comprende la parte ATR2, ambito di trasformazione prevalente residenziale, che adesso è attualmente interessato da attività agricola, cioè vuol dire che comunque c'è un cambio di utilizzo da attività agricola a residenziale in quella, in quell'area? Già previsto dal PGT. Sì, ok, Ah sì, però voglio cioè dire. nel senso l'ambito di rigenerazione, l'ambito di trasformazione ATR2 dove c'è attualmente presente un'attività agricola in fase di dismissione perché è prevista la delocalizzazione, si intende in quel senso, ma la destinazione, chiamiamola così, urbanistica, non è modificata con questa perimetrazione degli ambiti di rigenerazione, cioè la destinazione urbanistica dell'ambito di intervento rimane quella prevista dal PGT. Quello che noi stiamo facendo adesso non è una modifica delle destinazioni d'uso, è una, come dire, individuazione, di, come vedete, sono ambiti che vanno oltre i piani di recupero piuttosto che i piani di trasformazione, sono ambiti più vasti che comprendono più aree anche diverse. In cui noi non cambiamo la destinazione d'uso, la destinazione d'uso rimane tale. Quello che facciamo è, come dire, definire l'attuabilità di queste previsioni normative, cioè delle previsioni della legge regionale, precisamente in quegli ambiti e non nel resto del territorio. Quindi la destinazione urbanistica è la stessa. La perimetrazione che noi facciamo con le rigenerazioni ci consentono di applicare la normativa regionale nei termini in cui ci siamo detti fino a questo momento. Ok, per È cui chiaro? nella parte appunto dell'R2, sì, nella parte dell'R2 per cui che c'è tanto verde, vedo, per cui anche in quel verde si potrà costruire, Sì, ma è già corretto? Sì. previsto dal PGT. Ok. No, no, sì, Però Angela, era solo una cosa che quando abbiamo parlato, non mi era stato chiaro forse alla capigruppo, che si era detto soltanto interventi di riqualificazione, per cui nuove costruzioni no, ma in questo caso comunque come se fossero delle nuove costruzioni, no? Giusto, se nel verde possiamo costruire. sì, la legge prevede, la definisce Giusto, ristrutturazione urbanistica, cioè vuol dire che non sono interessati solo gli edifici, come possono essere quelli dei nuclei di antica formazione, ma possono essere interessate anche aree, intere aree urbane, che era, diciamo, quella modalità di riqualificazione di cui parlavo all'inizio, che ha questa accezione un po', diciamo così, generale, ecco, dove non è compreso soltanto l'edificio, ma si intende la riqualificazione di tutta l'area. In quell'ambito lì, che tu hai citato, per esempio, c'è anche la presenza dell'altro ambito che è la TR1, dove invece noi abbiamo l'area da riqualificare proprio legata alla NEMA. Quindi, per esempio, le bonifiche sono le aree dismesse ex industriali o artigianali da bonificare, sono per esempio l'esempio per eccellenza citato in questa normativa.
Quindi, come vedi, l'area è comprensiva di tante e differenti situazioni che vengono generalmente perimetrate. Ok. E questo varrà fino? Fino alla fine questo dell'anno vale... prossimo, se prossimo. Prima non faremo il PGT. Ok. Fino in teoria noi, almeno la legge prevede che possiamo cambiarla, cioè possiamo modificare queste perimetrazioni. Diciamo che ci potremmo dare certamente un termine di verifica. Le trasformazioni urbanistiche purtroppo hanno i loro tempi, quindi il termine così di verifica non può essere meno di un anno e mezzo per capire. Nel frattempo ci dovremmo comunque attivare per rifare lo strumento urbanistico, quindi io mi auguro che se deve partire qualcosa parta prima del rifacimento dello strumento urbanistico. Io mi darei, cioè in linea generale ci potremmo dare questo termine, visto che comunque lo dobbiamo rifare appena sarà approvato il piano territoriale metropolitano. E avremo anche la possibilità di cambiare eventualmente le percentuali, o queste sono definitive? No, le possiamo anche cambiare, non sono definitive. In realtà, secondo così un po' i ragionamenti generali che abbiamo fatto e che faremo probabilmente durante la formazione del nuovo strumento urbanistico, chissà, magari. Non è detto che sarà necessario riutilizzare queste forme di incentivazione, perché potremo agire a monte e quindi abbassare nel momento in cui costruiamo l'urbanistico, già abbassare per esempio i valori dello standard qualitativo piuttosto che di altre forme di diciamo di costi urbanistici a monte, quindi senza dover applicare ulteriori incentivazioni, perché il nostro problema in questo momento è che le applichiamo perché ci siamo accorti che così come è impostato il nostro strumento urbanistico la pressione economica è troppo alta, e quindi se noi la abbassiamo a monte nel momento in cui facciamo il nuovo strumento non è detto che dobbiamo rimodificare queste percentuali, ma non è detto neanche che sarà necessario applicarle, probabilmente non sarà più necessario. Vedremo un po' come si muovono le cose, che tipo di forme, di proposte arriveranno e se saranno più che altro ben accettate. Dobbiamo capire qual è la risposta dei cittadini, degli operatori, dei proprietari. Cioè la cosa determinante potrebbe anche essere... è che anche se noi cambieremo dovremo capirlo gli operatori o i proprietari che si muovono, che danno un segno di vita rispetto all'immobilismo che abbiamo visto finora, capito? Cioè sì, noi abbiamo ci auguriamo che qualcosa si smuova finalmente, speriamo. Però appunto in questo caso noi andiamo a fare una grande opera di incentivazione, perché prendere il 50% di oneri in meno non è uno scherzo. Cioè noi non è che siamo poi più del 50%. Infatti. Che poi anche di più. Infatti. Quindi è un rischio che stiamo correndo pur di veder costruire qualcosa a Bellinzago. Però speriamo che gli operatori rispondano a questa nostra sollecitazione. Qualcuno sembra interessato, vediamo poi nella pratica, perché è da tempo che qualcuno, che gli operatori si dicono interessati, però poi noi non abbiamo mai visto nulla. Quindi speriamo che questa volta, con queste modalità, si passi dalle parole ai fatti. Va bene. Grazie. Scusa un attimo, Barbara, scusa un attimo. Per quanto riguarda il punto J e K, sì. Il 15% il comune o la regione per la bonifica lì che viene fatta?
No, scusa, stai parlando dei punti J e K? Si parla di bonifica, cioè ci riferiamo alla NEMA, no? Giusto o no? Ci riferiamo a quello, no? Quel 15% che dicevi, ma la regione o il comune ti dovrò rimettere i soldi? No, in realtà il 15% è... Allora, queste percentuali che vengono citate, sono una, cioè, le abbiamo definite una forma di incentivazione perché nel momento in cui gli operatori devono agire, i proprietari, i privati cittadini agiscono, di solito quando fanno un intervento di ristrutturazione edilizia prima o ristrutturazione urbanistica quando diciamo, si convenziona un piano attuativo. Pagano il costo di costruzione, quindi non è che è Regione Lombardia che mette i soldi, siamo noi che non li prendiamo, è diverso. No, Cioè, vuol dire scusami, ma qui si parla di bonifiche, quel punto è J e K, si parla di bonifiche, non si parla di oneri, di cose, è diversa la sì, cosa, eh. ho capito, ma sono gli oneri di è la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione per chi fa un intervento di bonifica. Quindi vuol dire che ci sono dei criteri che, ai quali chiaramente devono essere certificati da chi interviene, che se e nel momento in cui si fa un intervento su un'area, su un immobile da bonificare, quando si fa un intervento su un'area o su un immobile da bonificare, comunque si pagano gli oneri. Se questo intervento è fatto seguendo i criteri previsti dalla legge e anzi con qualche forma aggiuntiva rispetto alle linee guida di Regione Lombardia, l'operatore che fa questo intervento ha diritto ad uno sconto aggiuntivo sugli oneri di urbanizzazione, che sono quelle percentuali che citavi tu. Quindi la bonifica in quel senso, cioè chi fa un intervento di bonifica o chi fa un intervento per ridurre il rischio idrogeologico e quindi, come dire, ottemperare ai criteri sulla vulnerabilità idrogeologica, sempre chiaramente seguendo le norme, che non sono norme comunali, sono norme nazionali o regionali, ha diritto ad avere un'ulteriore incentivazione sul pagamento del costo di costruzione. E questo Scusa. dovrebbe in qualche modo, come dire, incentivare anche e orientare a chi deve fare questi interventi a farli perché ha comunque un vantaggio economico e noi avremo un vantaggio ambientale. Cioè, da parte Dimmi, Piergiorgio. dell'operatore è chiaro che se, come dire, si attiene a queste norme prescrittive che noi abbiamo messo aggiuntive, è chiaro che spenderà di più. Per tale ragione, tu gli concedi delle ulteriori modifiche al pagamento degli oneri. Cioè, se No, deve è attenersi quello. a fare un lavoro di bonifica, è chiaro che tu gli fai uno sconto, perché è un Ma ben lavoro in venga, più. non è che sono, per amore di Dio, sono ben venga, è anni che lì, forse arriviamo a una conclusione, ben venga, Forse. forse. Speriamo. Speriamo, certo, non lo dico. Ok, se non ci sono altre domande, mettiamo in votazione questa proposta che appunto riguarda le misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e per il recupero del patrimonio edilizio esistente e gli ambiti di rigenerazione che sono stati scelti. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli. Contrari? No, Michele, scusami. tira giù la mano. Astenuti? Tenuti 1, 2, 3, sono i consiglieri neri. De Vitali e Manzi.
Allora, al punto numero 5 abbiamo il piano della razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche. Voi sapete che noi. Quella, scusi, quella prima non immediatamente esecutiva, immagino. No, questa no. Perfetto, ok, Questa mi scusi. proposta di delibera non è stata messa come immediatamente esecutiva. Ok. Però non mi tornano i conti sui votanti, scusate, forse ho fatto io un errore, ma se Allora, prima se erano Tania ha 8 più votato. 4, No, adesso la consigliera dovrebbero Rigoi essere 8 più ha 4. votato favorevolmente. Come? La consigliera Goi ha votato favorevolmente. Quindi sono Ah, 9 ok. favorevoli e 3 astenuti, Neri, De Vitali, Manzi, corretto? Ok, Sì. grazie. Scusi, mi era sfuggito questo. No, 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 no. Ok. Quando avete dubbi fate sempre meglio una domanda in più. Va Io bene, a va verbale ho bene. messo 9 favorevoli e tra questo la consigliera Manzi, mentre astenuti 3 Neri, De Vitali e 9 favorevoli comprese la consigliera Goi, astenuti 3 Neri, De Vitali e Manzi. Prego. Ok, grazie, grazie. Allora riprendiamo appunto dalla nostra delibera del numero 5. Che riguarda il piano di razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche. Voi sapete che il comune di Bellinzago ha come partecipazione pubblica delle quote in CEM Ambiente SPA, in Coges SPA e in Cap Holding SPA. Allora, CEM Ambiente è formata da CEM Servizi, Seruso SPA e Colombardia SPA. Coges era formata da Coges SPA, Coges Energia SRL, Coges Servizi SRL. Cap Holding, che è molto grande, è formata da altre società che si chiamano Amiacque, Pavia Acque Scarl, Rocca Bivio Sforza, che è in liquidazione. Allora, tutti i parametri di queste e le percentuali di partecipazione sono. In CEM Ambiente lo 0,957, in Cap Holding lo 0,064 e invece in Coges il 5,42. Queste sono le quote di partecipazione che il Comune di Bellinzago ha in queste società. Sono stati esaminati tutti i bilanci e le relazioni che queste società hanno mandato e si è visto che appunto. Tutti i parametri che sono considerati per valutare la congruità e il buon andamento di queste partecipate sono state tutte positive. Tant'è che l'organo di revisione, cioè i revisori dei conti, hanno ritenuto di non dover emettere il loro parere proprio perché non ci sono criticità. Quindi, pertanto, se nessuno dei comuni facenti parte dell'Unione ha modificato nel 2020 le modalità di gestione dei servizi rispetto al 2019, il parere non è dovuto. Cioè, queste società continuano ad avere un buon andamento che è simile a quello che abbiamo riscontrato lo scorso anno. Non so se avete avuto modo di leggere, c'erano tutti gli allegati con tutte le questioni che riguardavano le valutazioni che sono state chieste a queste società. Quindi noi possiamo tranquillamente fidarci, anche perché siamo i soci e quindi siamo gli azionisti che dovrebbero guidare queste partecipate ed è per questo che ci viene chiesto di controllarle. Se non ci sono domande, metterei in votazione la delibera numero 5 per la verifica del piano di razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli.
Astenuti? Astenuti 1, 2, 3, 4 astenuti e sono i consiglieri Neri, De Vitali, Manzi e Goi. Anche per questo c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 consigliere Neri, 12 favorevoli. Allora, il punto numero 6, c'è un particolare che riguarda il nostro dottor cameriere in qualità di segretario. Allora, il comune di Trucazzano, che fa parte dell'Unione e che in questo momento ha la presidenza, tra l'altro, ha deciso, per motivi che non riguardano il buon funzionamento dell'attività di segreteria del dottor cameriere, che appunto ha svolto fin adesso in 4 comuni, più quello per l'Unione, che è tenuto a svolgere gratuitamente. Per assurdo, noi in questo momento stiamo lavorando parecchio su le attività dell'Unione, perché nell'Unione sono confluiti tutti i capitoli dei vari comuni. Poi restano ai comuni delle attività particolari, appunto, e delle scelte politiche particolari, come quelle che abbiamo fatto stasera, per esempio. Il comune di Trucazzano in questo momento si trova in difficoltà perché ha avuto in eredità delle situazioni molto complicate da dover gestire e ritiene di dover avere a disposizione un segretario che sia esclusivamente per loro, perché appunto il comune di Trucazzano si avvale sia dei tecnici che del dottor cameriere per tutte le attività, ma è chiaro che appunto in alcuni momenti queste attività che loro devono espletare, come dire, occupano più del tempo necessario che è dovuto sulla spartizione dei 4 comuni. Quindi loro si sono resi conto di questa criticità e hanno deciso che vogliono avere un segretario che segua in particolare il loro comune. Questo fa sì che appunto la ripartizione del costo dell'attività del segretario comunale sia cambiata rispetto alla precedente convenzione, che appunto viene dismessa anticipatamente e rinnovata. In precedenza il comune di Pozzuolo contribuiva al 35%, il comune di Trucazzano al 25%, il comune di Riscate al 20% e il comune di Bellinzago al 20%. Nella nuova proposta il comune di Pozzuolo, che è il comune capofila perché è il comune più grande ed è il comune su cui si fa riferimento per andare a determinare il compenso del segretario, il comune di Pozzuolo passa dal 35 al 50%, il comune di Viscate e il comune di Bellinzago 25 e 25. Quindi nel nostro caso la percentuale è molto ridotta. D'altro canto noi non potremmo avere un segretario comunale se non fossimo in Unione, se non avessimo questa convenzione con i comuni. Noi non abbiamo mai avuto un segretario comunale unicamente per Bellinzago, perché ovviamente le dimensioni del comune sono troppo piccole. In passato abbiamo avuto segretari che abbiamo condiviso con Gessate, poi abbiamo condiviso con Pozzuolo, poi abbiamo condiviso con Liscate e più in generale ancora il numero di segretari, mi dica dottor cameriere se è sbagliato, è un numero, ecco, molto, diciamo, forse il 50% meno di quelli che ci sarebbero bisogno meno, per sì, coprire le attività di tutti i comuni italiani. Quindi
il fatto di avere a disposizione il dottor Cameriere che si occupa di tre comuni più l'Unione è per noi un grande vantaggio. Quindi in questa delibera noi andiamo a interrompere la convenzione che c'è in atto attualmente, il cui capofila è Pozzuolo, perché come vi ho ricordato è sul comune di Pozzuolo, che è quello più grande, che si calcola l'ammontare del compenso, e interrompiamo questa convenzione che esiste tra il comune di Pozzuolo, di Trucazzano, di Liscate e Bellinzago e andiamo a istituire una nuova convenzione che riguarda invece i comuni di Pozzuolo, Bellinzago e Liscate. È chiaro? Angela, scusami, posso Sì. chiederti una cosa? Io non vi vedo più, spero che voi mi sentiate. Sì. Una domanda. Giustamente tu mi hai detto che il segretario comunale non prende nessun compenso per quello che viene fatto invece per l'Unione, giusto? Sì. Ma per cui il segretario comunale dovrà fare tutte le cose dell'Unione di Trucazzano a compenso zero e pagato solo dai cittadini degli altri tre comuni? Beh, le cose del comune di Trucazzano non sono cose che appunto riguardano esclusivamente l'Unione. Tutte le cose che loro in questo momento hanno preoccupazione di dover portare a termine sono cose che riguardano esclusivamente il comune di Trucazzano. Sì, però scusami Angela, L'Unione. tante cose lo vediamo anche stasera, ad esempio in un punto che abbiamo votato giusto per votare, ma è un qualcosa dell'Unione, comunque molte cose ormai fanno a carico solamente all'Unione e non sono più nei vari comuni. Per cui mi chiedo, per tutto questo paghiamo gli altri tre comuni e il comune di Trucazzano nulla? Cioè, mi Allora, sembra un po' assurdo. Io capisco che... non possiamo chiedere al comune di Trucazzano di pagare una roba che è prevista gratuitamente, capisci? Sì, Cioè, ma è prevista purtroppo. gratuitamente perché tre comuni la pagano, scusa Angela, No, altrimenti non sarebbe prevista. perché i segretari devono lavorare gratuitamente per l'Unione. Quella è Purtroppo gratuita quella parte. questo è il vulnus da cui non riusciamo a uscire. Cioè, le unioni Sì, sono però. state premiate, sono state, come dire, esaltate e Sì, ma incentivate, scusami però Angela, però allora, scusami. sì. Allora, io capisco che quello dell'Unione non viene riconosciuto, ok? Però facciamo un esempio, polizia locale, ora è tutto all'Unione. È chiaro che all'Unione non venga riconosciuto come servizio, ma viene riconosciuto come servizio nei singoli comuni, che poi viene trasferito tutto all'Unione, vabbè, però è riconosciuto dai singoli comuni. Mentre Trucazzano la sua parte non risponderà mai perché rispondono solo gli altri tre, però il segretario comunale Trucazzano. Ma sul costo del segretario, che è il costo del segretario quando fa i consigli Certo, sul dell'Unione e le costo del. giunte dell'Unione. Certo, E certo. appunto, perché tutti gli altri servizi sono divisi, non è che Sì, è il tutto comune quello che il di segretario farà per il consiglio dell'Unione, credo, verbali e tutto quanto. certo, solo che le fa gratis. Sì, vabbè, le fa gratis. Non si può chiedere una percentuale di un lavoro che è fatto gratis, Zero. non so come spiegarlo. Sì, ho capito, è gratis, ma un gratis relativo, Angela, perché è comunque racchiuso in quello che si No, paga, noi, ogni comune allora paga. facciamo una premessa, Stefania, che ho detto anche prima. Se noi non fossimo in unione, noi dovremmo avere comunque segretario e probabilmente lo pagheremo al 50%. Se gli altri comuni non fossero in unione avrebbero comunque il segretario, ci sarebbero tre segretari, quattro segretari su quattro comuni, oppure due segretari su quattro comuni, se riusciamo a convenzionarci. E sarebbe sempre un costo superiore rispetto a quello che andiamo ad affrontare adesso, eh. Questo è poco ma sicuro, cioè noi Sì, però come comuni. quello che dice la Stefania è vero questo, è chiaro, però è anche vero che se il dottor Cameriere dovesse lavorare per l'Unione e soltanto per l'Unione, probabilmente non lo farebbe. Beh, certo, gratis, però fate solo conto comunque che io
Una sola precisazione, io Quindi, ho questa viene pagato, lo fa il lavoro perché viene pagato dagli altri tre comuni. E Stefania dice, però nel, e lei ha sottolineato all'inizio, guardate che forse paradossalmente stiamo lavorando più come unione, quindi il segretario probabilmente sta lavorando più per l'unione che per i comuni singoli. È chiaro che però poi Trucazzano, che comunque gode di questa di questo lavoro tra virgolette gratuito, che però non a cui, su cui non partecipa, e questo è il paradosso un po'. Un questo altro forse quello che intendeva anche la Stefania. Posso precisare certo. Solo una cosa? Voleva dire una cosa al dottor Cameriere. Prego, dottor Cameriere. Sì. Volevo dire che io non ci sono nell'ambito di questa delibera perché non è su di me. Una sola precisazione, questa sarebbe la situazione che era un anno fa. Un anno fa era così. Con Trucazzano con un proprio segretario, questo per dirvi solo. Sì, a me spiace fare queste precisazioni con lei, cioè nel senso ci troviamo sì, no, ma segreteria, cioè non... ci mancherebbe. Diciamo che eravamo andati a migliorare, invece adesso facciamo un passo indietro, vabbè, ci troviamo più del 20% in più di costi comunque, perché passare dal 20 al 25 stiamo facendo un aumento del superiore al 20%, per cui insomma comunque l'aumento c'è. Secondo me è un primo passo, ai cittadini. Secondo me è un primo passo, la vedo su questo piano qua politicamente. Il primo passo di che cosa? Non lo so. Mi preoccupa un po' questa uscita qua non lo so. Il comune di Trucazzano o qualunque comune può sempre in qualunque momento uscire dall'unione pagando una somma considerevole e trovandosi in una situazione di grande disagio, quindi non so quanto gli convenga. Io non so, appunto, non è... però politicamente Sì, posso essere d'accordo con te, politicamente era meglio avere un solo segretario, però in questo frangente vi assicuro che il comune di Trucazzano ha un'attività piuttosto intensa che comporterebbe, per esempio, l'attività del dottor Cameriere sbilanciata sugli altri comuni. Non lo sapevano che prima di fare l'unione, questo qua, che il comune di Trucazzano è più grande degli altri, ha più lavoro. Non è perché è più grande, Pier Giorgio. Non è una questione più grande, è una questione di, diciamo la parola esatta, malgestione che c'è stata negli anni precedenti, e non nell'ultima amministrazione, ma nelle precedenti amministrazioni, cioè non quando c'era Moretti. Angela. Ti chiedo, parli di sbilanciamento, e allora si è provato a fare con il comune di Trucazzano un ragionamento sul dividere i costi in maniera diversa, se ci fosse stato uno sbilanciamento? Cioè, se in questo momento Trucazzano avesse dovuto... Il dottore non può moltiplicarsi, No, allora mi chiedo, era un'impossibilità proprio, cioè era ingestibile il lavoro, il carico di lavoro... O è comunque una decisione che arriva dal comune per cui il signor Camerieri non c'entra niente? Cioè... No, lui non c'entra niente, cioè è il comune che ha deciso. Per cui arriva dal comune, per cui voglio dire, si è fatto un ragionamento tra sindaci di sbilanciare poi anche il costo. Beh, questo è conseguenziale, cioè il comune di Trucazzano ha preso questa decisione. Che ovviamente non è che ci ha reso felici. No, ma dico, ma non c'è mai stato un confronto, penso proprio di sì, che ci sia stato un confronto tra voi sindaci per provare a tenere unito tutti e quattro i comuni? Certo che sì. Ma di fatto i comuni restano uniti, semplicemente il lavoro del segretario di Trucazzano sarà un lavoro aggiuntivo che viene... portato all'interno dell'Unione, perché poi il segretario di Trucazzano si dovrà adattare a quello che prevede l'Unione, le delibere e le dovrà preparare per l'Unione, ma non è che le prepara il dottor Cameriere. Certo. Vabbè, certo, quello che viene fatto poi nei consigli di Trucazzano ci penserà. Ma non solo, anche tutte le attività che poi afferiscono all'Unione
devono essere preparate dal comune di Trucazzano. Ok. La fine della convenzione e l'inizio di una nuova convenzione co ha dei costi? Quindi No. la chiusura di quella precedente e l'inizio di quella nuova? No, no, non cambia niente. Ok. Cioè, è semplicemente un atto per prendere consapevolezza che cambiano le condizioni. Ma non Giusto ha. per precisare, sì, io Trucazzano lo facevo pure senza alcun compenso aggiuntivo, cioè giusto per, non solo per l'Unione, ma anche il comune in più non mi cambiava Sì, minimamente. abbiamo scoperto questo nella Capigruppo, abbiamo scoperto questo. Abbiamo scoperto che in base tutto al comune in capofila, giusto? Poi. Sì, è un po' assurdo il metodo. Sì, Mi molto dispiace assurdo, sinceramente. per loro perché appunto i segretari, come dicevo, qualche anno fa c'è stato un momento in cui dovevano essere eliminati, no, dottor Cameriere? Era. Sperando non fisicamente, non... Non fisicamente, ma come professionisti all'interno dei comuni. Era sì, per pochissimo Sì. non siamo stati aboliti. Ecco, e quindi credo che ci sia stato anche, diciamo, un rallentamento della volontà di chi vuole fare il Certo, segretario comunale, perché di fronte a una proposta di questo tipo non è che tutti si non... mettevano a studiare per diventare segretari comunali. E Certo, ora c'è una grande carenza. così siamo rimasti indietro. Però Angela, grande carenza, ma Trucazzano l'ha trovato, immagino. A scavalco con un altro comune, quindi non so questo qui come farà, Ah, dovrebbe comunque non è niente. solo su Trucazzano? E no, che non è solo su Trucazzano, è impossibile, ce ne sono troppo pochi. Ah, ok. No, 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 questo segretario gestisce un comune e gestirà insieme il comune di Trucazzano. È Ok, ma impossibile scusa, avere. gestisce allora un comune piccolo per fare questa scelta, voglio dire. Non troppo piccolo. Ah, ok, sempre più incomprensibile la scelta allora. Allora non è capibile la scelta, boh. Scusate, Vabbè, però questo qui ha assicurato la sua presenza in determinate occasioni. certo, per l'amor di Dio, Lavorerà di notte, non so. certo. Magari che il dottor Cameriere ha fatto Questo va valutato da noi. Del resto, il dottor Cameriere gestisce tre comuni per l'Unione, quindi lo limita a gestirne due, no? Ma ci sono quasi tutti i comuni hanno oramai il segretario in convenzione, sono pochissimi che ce l'hanno. Vabbè, grande Addirittura qualche città, sei sicuro. provincia, addirittura, se non Qualche sbaglio. provincia addirittura convenzionata con altre province, fate i conti. Va bene. Questa va votata? Sì, questa Sì. va votata e anche con immediata Allora votiamo urgenza. tutti contro. No, no, no. C'è la nuova. Anche giusto per il segretario, non per altri, Grazie. forse non per altro. Grazie. Grazie della solidarietà, ma dobbiamo Presto. andare La proposta di voto, tutti contro, dai. avanti. No, non è possibile. Dobbiamo andare Appunto. avanti, non ci possiamo fermare, arenare su queste difficoltà. Certo. Allora, mettiamo ai voti questa. Angela, ma una Se curiosità, votiamo, ma votiamo l'Unione contro, non si rimaniamo poteva senza il dottor votare. Camilleri. Eh sì. L'altro. Ma non si poteva votare in unione contro, dare un segnale in unione? Cioè, non voler, insomma, voler mantenere i quattro comuni con lo stesso segretario. No, perché il capofila è Pozzuolo e la convenzione è fra comuni. No? Questa roba non riguarda l'unione. Non sarà votato in unione. Questa roba Ma non arriva. se i tre comuni. Scusate, ma se i tre comuni fossero stati, non avessero accettato, cosa succedeva? Cioè, se Liscate, Pozzuolo e Bellinzago non accettavano lo scioglimento della vecchia convenzione, cosa succedeva?
Succedeva che i rapporti si deterioravano primo. Ma poi sostanzialmente chiunque la può sciogliere, cioè ci sarebbe stato uno scioglimento unilaterale. C'è Ah, comune ok, grazie. Quindi cambia un Per po' la forma della sapere, sostanza. ok. Nella sostanza, così è consensuale, ma nella sostanza pure unilateralmente ci si può sciogliere. Ah, ok, per cui potevano scioglierlo tranquillamente senza nessun problema. Sì, Ok, se grazie. sciolta questa forma consensuale, Okay. però nella sostanza le Non convenzioni sono cambia, ok. sì, un minimo, pochissimo di tempo in più, ma non cambia niente. Ok. Va bene, mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli. Contrari? C'è la Paola che è rimasta sana. Astenuti? 1, 2, 3, 4 astenuti e sono i consiglieri Neri, De Vitali, Manzi e Goi. Immediata Immediata disponibilità perché deve partire per il 1º gennaio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 all'immediata esecutività. Ok. Il consiglio è terminato. Allora ringraziamo tutti i consiglieri, ringraziamo in particolare il dottor Camerieri che si trova in ferie e che ha interrotto le ferie per fare il consiglio comunale insieme a noi. Grazie a Quindi. Grazie, voi e grazie per l'apprezzamento, l'ho apprezzato molto. dottore. Grazie. Grazie. Buonasera e buone feste. Buone feste Grazie. con quello Buone ci vediamo feste a domani. tutti. Buone feste. Buone Buona feste, serata buone feste. a tutti. Buona Buonanotte. feste a tutti. Auguri. Buona feste a tutti. Speriamo di vederci il 21 un po' più sollevati. Sarà Speriamo. difficile, i primi mesi sarà difficile, però speriamo. In che senso? Il Il 2021. 21 nel 2021. Ah, pensavo il 21, scusa, il 21 c'è. No, pure io no. Detto che dobbiamo non è. Il 21 No, basta, 2021. abbiamo già dato stasera, per quest'anno basta. Il prossimo, Vediamo Angela, il si sa 2021. già. A gennaio probabilmente dovremmo farne uno. Ok, Per la grazie. Va bene. Verso la fine di gennaio. Ok. E poi